Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e oggi siamo qua con una nuova escursione trekking. Oggi siamo, spero si veda, cioè non si vedrà mai nella vita, al Ponte del Diavolo, è tagliata la scritta. Anche se, non so perché, su Google lo trovate come Ponte d'Ercole, se volete venirci. Per darvi un'idea, qua si intravede il Monte Cimone, qua da qualche parte. Ok, detto questo, cam sulla macchina e si parte. Ok, dopo il girettino in macchina siamo arrivati finalmente al Ponte del Diavolo, che voi vedete qua. Allora, ho aspettato un attimo che non si vede un po' di gente, sono arrivato che c'era il mondo, ovviamente, e mi vergognavo a filmare anche perché non potevo parlare perché parlavano loro. E, come ho conosciuto questo posto? Questo posto ci ero venuto da piccolissimo, avevo tipo 3-4 anni, e coi miei. E me lo ricordavo appunto perché c'era questa roccia, ma nulla di che. Dopo vi leggo bene la storia. E in seguito ci sono tornato quando avevo tipo 13 anni con gli scout. E giretto completamente senza tenda e abbiamo dormito sotto al ponte. Voi non avete idea della figata di alla notte di dormire sotto al ponte in mezzo al bosco. Che perché avevamo messo il telino di quelli di plastica, una a destra e una a sinistra, quindi avevamo fatto la tenda e avevamo il tetto sopra di roccia. Una roba che voi non potete capire se non l'avete provata. Sacca a pelo, materassino, di notte, in silenzio. Bello. Veramente, veramente bello. Ok, adesso andiamo a sentire un po' di storia. Allora, il Ponte del Diavolo altro non è che è un monolite. Ripeto, io l'ho sempre chiamato Ponte del Diavolo, ma come potete vedere si chiama Ponte d'Ercole o Ponte del Diavolo. Vabbè. È un monolite di arenaria, che è una roccia, non sono super informato, però direi che è una roccia, e che appunto attraverso l'azione erosiva dell'acqua è rimasta spiazzata questa roccia in mezzo alla montagna. Cioè voi camminate e trovate sto ponte fatto così. Adesso andiamo a vederlo dal vivo. Quello che vi dicevo, che secondo me è un posto che se non l'avete mai visitato merita, perché voi state bellamente passeggiando per il bosco, così a caso, e poi inizia a spuntarvi in faccia praticamente questa struttura. Adesso ci andiamo sotto e vorrei farvi vedere quanto è grosso, cioè nel senso non ce la farò mai, però anzi no, vi metto qua, vi metto in questo punto qui e vi faccio vedere. Chiaro?
Adesso vi è chiaro quanto è grande? Ok, direi che si è capito. Comunque adesso andiamo a girarcelo un po'. Adesso siamo sotto alla sua volta. Non so, mi gasa un sacco a me sta roba. E non ho parole. È bella, cioè nel senso proprio attira la voglia, la curiosità di esplorarla. Qua siamo dall'altra parte del ponte, quella che non, cioè non si riesce a cavalcare tutto perché c'è tipo una vasca qua. Ok, siamo tornati sopra, adesso proverò ad andare giù di là. Cerco di farvelo vedere un po' tutto. Ovviamente con la telecamera in mano non è super easy come roba, perché ho paura di massacrarmi. Uop. Ok, vai. E qua siamo dentro al vascone. Cioè, il ponte e il vascone. Ok, adesso stiamo tornando verso la macchina per tornare poi verso casa, per iniziare a farsi già una certa ora, e soprattutto se è rannuvolato. Visto che l'andata l'abbiamo fatta con la macchinina, per il ritorno ho deciso di farlo un pochino più vloggata. E questa è la prima esplorazione, ragazzi, che faccio completamente in solitaria. E quindi mi sto un pochino attrezzando un po' per riprendere tutto io, insomma, senza avere il supporto di nessuno. Oltre che, come al solito, ve lo ripeto, se potete, le esplorazioni o comunque i giri nel bosco o in generale, fatele in gruppo, perché se succede qualcosa e siete da soli, sono cazzi. E io prima di partire ho avvisato tipo una ventina di persone, dandogli le coordinate GPS e tutto il resto, ma comunque è rischioso, quindi se potete fatele in gruppo. Dicevo appunto, essendo la prima esplorazione che faccio da solo, un giretto che faccio da solo, mi sono voluto un po' arrangiare per tutte le riprese, non solo per appunto quelle vlog o quelle col drone che di solito faccio io. Quindi, boh, fatemi sapere, se vi va, qua sotto nei commenti un po' cosa ne pensate di queste riprese che state vedendo. Ci sono quelle col drone, quelle fatte con l'action cam messa sul petto, che però era quell'altra, quella che mi hanno mandato in prova, ma che non mi convince moltissimo, e questa qua che invece è quella che mi piace molto di più, che era poi anche quella che avete visto montato all'inizio del video sopra la macchinina. E fra parentesi, ragazzi, la action cam che mi hanno mandato costa un 130-120 euro tipo. Questa qua che ho sul petto della Cross Tour ne costa tipo 70, e la qualità delle riprese è 100 volte meglio. Inoltre, piccolo spoiler, quelli della Cross Tour mi hanno contattato e mi hanno chiesto di fargli un video di circa un minuto nel quale faccio un po' di riprese con la loro telecamera, gliele monto a tempo di musica per il loro canale, per il loro sito. Quindi io super gasatissimo, adesso stiamo facendo un po' queste riprese così che poi le posso montare e mandargliele. E finalmente qualcuno che apprezza. Ok, sono arrivato in macchina, non ha piovuto così tanto come mi sarei aspettato, però comunque ho dovuto montare la protezione sullo zaino. Io non mi sono bagnato particolarmente. Allora, visto che questo è uno dei primi video che faccio con il canale aggiornato, col nuovo canale, ho deciso che ogni fine video, quando faremo queste escursioni, vi darò una sorta di recensione del percorso che abbiamo fatto.
Allora, come percorso, il mio bracciale mi ha segnato circa 5 km andata e ritorno, quindi 2,5 a salire e 2,5 a scendere, più o meno. È fattibilissimo sia da persone che amano il trekking, che lo praticano costantemente, sia da persone completamente inesperte. L'unica cosa che appunto vi consiglio è mettervi gli scarponcini e i pantaloni lunghi, perché il terreno è tutto molto sabbioso, argilloso, e ci sono alcuni punti dove appunto c'è un po' di erba alta, quindi pantaloni lunghi vi evitano un sacco di problemi. E scarponcini, evitate di scivolare. Poi andateci come volete, il mio è un consiglio, ecco. E posto stracarino, se potete non veniteci il weekend, perché c'era mezzo mondo, letteralmente. E quindi, cioè, le riprese sono riuscito a farle, ma era tipo uno, ok, aspetta, no, vai pure, vai pure. Aspettavi un po'. Ah, ok, adesso posso andare. E via così. E, per il resto, molto bello. Molto, molto bello. Assolutamente approvato e consigliato. E si trova qua in Emilia-Romagna. Lo trovate come Ponte del Diavolo o Ponte d'Ercole. Vicino Monte Cimone, più o meno. Pavullo, Monte Cimone. Vi darei come punti di riferimento. Trekking comunque super, super tranquillo, ecco. Bene, detto questo, mi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like se già non l'avete fatto e commentate se questo video vi è piaciuto, se vi piacciono questi nuovi format di trekking e robe varie. Detto questo, io mi incammino di nuovo verso casa, perché tanto qua è brutto tempo e di strada c'è ancora un botto da fare, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!